È attivo il super centro di calcolo per studiare come cambia il clima nel Mediterraneo. 30.000 miliardi di operazioni al secondo. Non il Mediterraneo inteso come mare, il mare nostro, ma l'intera area dei paesi che vi si affacciano, da Gibilterra alla Grecia alla Turchia. E il cuore del sistema si trova in Italia, nel sud Italia, a Lecce. Più che il cuore, un calcolatore, un cervellone, un ipercalcolatore, incaricato da oggi al futuro, fra 100 anni, diciamo, di vegliare sull'evoluzione climatica di questa vasta area. Si chiama Ulysses e insieme al suo compagno Calypso costituiscono una gran coppia di cervelli, vanno fortissimo. Sembra un treno in partenza, ma non ha le ruote, però è infinitamente veloce. Lui e il suo compagno sono in grado di compiere 30.000 miliardi di operazioni al secondo, non è vero? Noi diciamo 30 teraflops. Adesso vi presento questi cervelli. Due cervelli o uno solo? Sono due perché sono tecnologie diverse. Da una parte abbiamo la tradizionale tecnologia, quella vettoriale. La macchina che vediamo qui invece è una macchina di diversa tecnologia, la cosiddetta macchina scalare. Da una parte abbiamo che un singolo core della macchina scalare riesce a fare 20 miliardi di operazioni al secondo, l'altra parte abbiamo una CPU che è in grado di fare 100 miliardi di operazioni al secondo. Complessivamente lavorano insieme per elaborare questi programmi di simulazione complessi. Una grande capacità di calcolo al servizio non del tempo che farà domani, ma di quello che ci sarà fra 100 anni. Queste due macchine lavorano per i meteorologi, ma soprattutto per i climatologi. Per quali studi esattamente? Non si elaborano solamente modelli numerici su queste macchine, ma si studiano anche gli effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, sull'economia, sulle coste, in generale su tutti gli ecosistemi. In un contesto di lavoro interdisciplinare sia a livello nazionale che a livello europeo, a livello anche internazionale. Tecnici, docenti, ingegneri, ricercatori accedono alla macchina in remoto da Bologna, Capua, Bari, Sassari, ma maturano e stanno per partire progetti scientifici comuni con Serbia, Albania, Tunisia, Spagna, Montenegro, Israele e molti altri. Per cercare di capire che cosa succederà al clima nei prossimi 100 anni. Vicino a Ulysses e a Calypso si percepisce tutta la loro forza di calcolo, ma domani avranno un carattere ancora diverso forse le macchine di questo tipo, iperperformanti. Le macchine fisiche resteranno, però si tenterà sempre di più di arrivare verso concetti di virtualizzazione dei sistemi di calcolo. Vi faccio vedere. Si fa largo l'idea del supermercato del calcolo. Basta aprire Amazon o Google per trovare venditori di ore di cervelloni a tassametro. Da casa o dall'istituto di ricerca si può. È un concetto di virtualizzazione delle risorse che va sotto il nome oggi di cloud computing, che è la frontiera più avanzata dello sviluppo tecnologico nel settore dei calcolatori.